ben tornato in campo anche in campionato. Peccato per quell'episodio nell'occasione del pareggio, no? Sei scivolato in occasione della punizione. No, mi ha spinto Cernigoi, la punta loro, che infatti me l'ha anche ammesso dopo, mi fa che era fallo su di me. E dopo è nata la punizione, tocco e tiro, deviato, abbiamo preso gol. Però hai dato la punizione? No, non so chi, ma non io, uno in barriera che è uscito. Però appunto Cernigoi l'ha detto, è fallo su di te, perché io non ho guardato la palla, è arrivato addosso a me e mi ha spinto. Però l'arbitro era girato, non l'ha visto, quindi è andata così. La tua prestazione, al di là di questo episodio, finalmente Filippo Pellacani? No, sono contento, dai, col ginocchio sto bene, sto meglio. Quindi speriamo di continuare così. Io ho sempre lavorato bene in settimana per farmi trovare pronto. Sono contento, dai. Cosa era successo in quella partita di Sestri-Levante, anzi di Carrara? E lì, sì, col Sestri a Carrara, sul sintetico, che post crociato, insomma, non è mai una cosa positiva il sintetico. Ero atterrato e il loro attaccante mi aveva sbilanciato e aveva fatto una piccola distorsione, però per fortuna adesso sto bene, non sento niente. Speriamo di continuare così per il ginocchio. Diciamo che dei quattro difensori centrali più Staver sei quello più adatto alle caratteristiche del calcio zemaniano, quello che con più facilità va in pressione alta. Adesso è pronto per la cani. Ma a me piace appunto quel tipo di calcio, di andare a prendere altro l'avversario. Siamo tutti forti per me dietro, anche lo stesso Staver, che secondo me è un giovane molto, molto interessante. Quindi ognuno deve allenarsi bene, dopo sceglierà il mister giustamente chi far giocare, che finora Ivan e Riccardo hanno fatto molto bene, quindi bisogna sempre farsi trovare pronti e sfruttare l'occasione, diciamo.